a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qua Bla Forever. Oggi player review di Jimmy Hack, Sif, versione 82 con la sua nuova squadra per il Tigres, team messicano. Quindi la carta presenta, come vi ho appena detto, 82 di overall con 75 di velocità, 90 di tiro, 75 di passaggio, 81 di dribbling, 37 di difesa e 80 di visione. Esordio a dire che è una belva di quella assurda, è uno dei giocatori appunto per il suo ruolo più forti che abbia mai provato, ve lo dico da subito. O cambiare un pochettino la tipologia di come faccio le review, ora le faccio molto più accurate, diciamo sotto ogni punto. Quindi cominciamo a parlare di ognuno dei valori che presenta nella carta, quelli che vi ho appena detto, dicendo precisi appunto come vengono elencati. Partendo appunto dalla velocità, lui presenta 74 di accelerazione e 75 di velocità a scatto. Devo dire che l'accelerazione non è che sia proprio un qualcosa che mi calvi più di tanto, visto che comunque 74 è un valore che non è troppo alto, chiaramente, anzi è un valore comunque basso, pressoché basso, poi soprattutto per un gioco come FIFA 15. Però diciamo che anche se ci sta un pochino a ingranare, per quando deve partire poi con 75 di velocità a scatto, ma soprattutto col suo controllo palle che è 82, ma dopo ci arriveremo, diciamo che comunque è più veloce di quanto magari non lo sembri. Certo, quando magari deve rincorrere un avversario si vede che comunque la sua velocità è quella, ma quando ha il pallone fra i piedi sembra davvero molto molto più veloce rispetto a quello 74 che magari presenta in accelerazione. Passiamo alla seconda categoria, che è quella del tiro. Lui presenta delle caratteristiche davvero eccellenti: 91 di piazzamento, 91 finalizzazione, 93 di potenza tiro, 86 di tiro dalla distanza, 88 di tiro al volo e 87 dai rigori. Partendo dal piazzamento offensivo, lui si trova sempre sulla linea del fuorigioco, quindi anche se comunque magari voi gli fate un lancio, lui non è velocissimo, ma comunque si trova sempre nella posizione, poi col fisico che ha, che è davvero un carro armato, riesce sempre a tenere il pallone, riesce a stopparlo se un pallone alto, a controllarlo se un pallone basso, comunque davvero non avrete mai problemi con lui. E poi questo tiro che è proprio spettacolare sotto tutti i punti di vista, 91 di finalizzazione, si sente tutto, 93 di potenza di tiro, un qualcosa di davvero assurdo, cioè davvero eccezionale. Poi unito al suo 86 di tiri dalla distanza, long shot, ho fatto tantissimi gol da fuori area, davvero non mi era mai venuto così facile come con lui, perciò sotto questo punto di vista è davvero un qualcosa di fenomenale. Anche i tiri al volo stesso, 88, ho segnato un gol al volo che comunque non era difficilissimo, però è riuscito a mettere in porta senza problemi, parlando appunto al volo. E poi 87 di rigore, ho tirato due rigori nelle clip, forse ne andrà soltanto uno, perché uno non l'ho trovato, poi nelle partite l'ho perso, però l'altro rigore che è andato con là appunto a segno, ma comunque è un valore che poi se sei tirato i rigori è 87 o è 60, può essere che riesce sempre a segnare, quindi su questo lasciamo perdere. Poi i passaggi: lui presenta 75 di visione, 75 di grosso, 72 di precisione delle punizioni, che è un valore sotto la categoria dei passaggi, 77 di passaggi corti, 67 di passaggi lunghi e 79 di effetto. Quindi 75 di visione, che è un valore che aiuta abbastanza il suo passaggio, sia lungo che corto, mi sono piaciuti molto tutti e due, soprattutto quelli corti, ma devo dire che anche quelli lunghi sono stati davvero buoni. Mi ha fatto un assist in queste partite, che appunto ho giocato, ho disputato con lui. Per quanto riguarda il passaggio, appunto, sono rimasto molto soddisfatto sotto questo punto di vista. Come punizioni, il suo 72 di punizioni, comunque ricordiamoci che poi lui presenta 93 di potenza di tiro, quindi su questo punto di vista è davvero ottimo, però anche con 79 di effetto. Diciamo che le sue punizioni, per chi le sa tirare, è davvero, con questo giocatore sono molto molto facili da appunto fare entrare in porta. Quindi anche per il passaggio è fatto. Ora passiamo al dribbling: lui presenta 74 di agilità, 72 di equilibrio, 85 di flessi, 82 di controllo palle, 81 di dribbling. Quindi questo controllo palle, questo dribbling, che sono rispettivamente 82 e 81, aumentano un pochettino la velocità quando lui ha il pallone fra i piedi. Quindi sotto questo punto di vista davvero il dribbling aiuta tantissimo, specie appunto il controllo palla. Poi come riflessi, davvero un giocatore sempre pronto, che non si fa mai trovare impreparato. L'equilibrio 72 è un valore diciamo medio, che non l'ho visto né come pro né come contro, stessa cosa per l'agilità. Comunque un giocatore che presenta 3 stelle skill, ma che comunque nonostante abbia soltanto 3 stelle skill, io queste stelle appunto non gliele considero un contro, come magari ho fatto in passato per altri giocatori, perché non mi è sembrato poi così proprio goffo come magari potrebbe vedersi dalle statistiche che presenta.
Passiamo alla difesa, presenta 46 intercettazioni, 71 di precisione di colpi di testa, 25 marcature, 35 contrasto e 28 di scivolata. Partiamo subito dall'intercettazione, davvero un'intercettazione niente male, riusciva a rubare il pallone agli avversari, tipo uno di quei toreri che appunto, proprio uno di quei toreri, anzi non toreri, che appunto va sul torero con tantissima aggressività, quindi sotto questo punto di vista davvero mi piacciono molto. La precisione di resta, ho avuto un'occasione di resta, diciamo che non l'ha saputo sfruttare nel migliore dei modi. Lui è alto 1,86 m se non erro, sì. Il 71 di colpo di testa comunque è un buon valore, anche se però diciamo che il 78 di elevazione non è che sia un valore pressoché esagerato, quindi per i colpi di testa, se ha dei difensori molto forti appunto là vicino a lui, è difficile che gli appunto disegni di testa, quindi per questo è un pochettino un peccato. Voleva essere davvero l'attaccante completo, che più completo non si potrebbe, però già soltanto il tiro lo fa diventare una belva assurda. Passiamo ora al fisico, presenta 78 di elevazione, che appunto vi ho appena citato prima, e poi 75 di resistenza, 84 di forza e 77 di aggressività. Una belva, perché fisicamente è forte, 84 di forza fisica, unita al suo 1,86 m di altezza, 186 cm davvero di pura potenza fisica, quindi davvero una belva per recuperare i palloni, ma anche fare spalla a spalla con gli avversari, difficile, te lo buttino a terra. Anche se presenta 72 di equilibrio, che non è un grandissimo valore, però davvero su questo sono rimasto molto molto soddisfatto. Quindi andrei ad elencare i pro e contro di questo giocatore, i pro e contro che ho appunto trovato per Gignac, partendo subito subito dal tiro, ma il tiro proprio tutti i tiri, perché quando un giocatore presenta appunto tutte queste caratteristiche, ogni minima caratteristica di tiro che è sopra l'85, cioè vuol dire che difficilmente lo sbagli con lui. Quindi davvero per questo fatto, poi specie che costa 15.000 crediti, davvero trovare un giocatore così completo a soltanto 15.000 crediti è davvero un qualcosa di assurdo. I passaggi corti, anche se i lunghi non mi sono dispiaciuti mai corti, sinceramente lo trovare molto molto più interessante di quelli appunto lunghi, visto che fa degli ottimi passaggi corti. Poi la forza fisica, appunto la forza, perché è un mastino, cioè un toro assurdo, e il controllo palla che gli aiuta, lo aiuta appunto come avevo appena detto prima, riguardo al suo passo, e quindi lo rende un pochino più veloce quando ha il pallone fra i piedi, ha cominciato ad ingranare la sua vera velocità, quindi appunto il controllo pare davvero ottimo. E poi passiamo ai contro di questo giocatore. Il primo è il campionato, perché comunque il fatto che giochi in Messico sinceramente non è che lo aiuti tantissimo, anche se comunque io l'ho affiancato, vi parlo appunto di come l'ho affiancato, voi avrete visto sicuramente già la squadra all'inizio delle clip, prima appunto dei vari gol e delle variazioni che ha fatto. L'ho affiancato in un 4-3-1-2 assieme a Uche, che appunto si è trasferito nella sua stessa squadra, il Tigres. Il Tigres è una squadra che appunto sta lottando sotto tutti i fronti alla quale partecipavo, quindi appunto cerca di fare una tripletta storica per una squadra messicana. Quindi per questo magari Gignac andrò lì, sia perché comunque ha la possibilità di vincere trofei molto importanti, anche se comunque meno importanti quanto quelli europei, però sono dei trofei molto prestigiosi. E poi oltre al fatto che prende un casino di soldi, tipo 4,5 milioni se non erro, ed è il giocatore più pagato di tutto il Messico appunto, e quindi il campionato non è super, però quando lo riesce ad affiancare con un Pabon, con un Uche, che sono giocatori veloci, poi lì dietro gli ho messo il giocatore tozzo, ora non mi ricordo, comunque l'avete visto già nelle clip, Cardona, ecco come si chiama, Cardona Team of the Season, che è un giocatore molto veloce, quindi quando gli metti due giocatori veloci attorno a lui, lui chiaramente riesce a trovare il suo ideale, perché comunque è affiancato a giocatori veloci, lui è quello che poi li finalizza l'azione, quindi per questo è davvero molto molto buono. Anche se comunque il campionato chiaramente diciamo che non ha tantissime possibilità, soprattutto più che per l'attacco, il problema è per il centrocampo e per la difesa, diciamo che non ci sono tantissime scelte, soprattutto parlando di difesa. E poi l'accelerazione, perché comunque l'accelerazione diciamo che prima di ingrani con la sua vera velocità ci sta un pochino, e quindi per questo è davvero un peccato. Dunque io con questa review spero di aver detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fosse così lasciate un bel like, commentare e condividere. Quindi da Blaforever per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, bella!